Ciao a tutti ragazzi, siamo pronti oggi a scoprire la verità? Non so se sarà a scoprire la verità, voglio solo sapere cosa sono queste esplosioni che sentivamo l'altra volta. Dio! Si è tolto il caschetto. Che diavolo, ma... Non capisco, c'è una guerra... Mi è appena esplosa la testa, o sembrava a me? Mi è esplosa la testa. Eh sì, perché l'onda d'urto è troppo potente. Vai. Cioè, spazza via tutto. No, ancora, sei ancora nascosto, vai. Boom. Ok, pronti? Dai! Madonna, bellissimo! Questa parte è stupenda. No, ragazzi, è spettacolare, veramente. Ok. No, porta ancora avanti. Mi proteggerà? Sì, ok, mi protegge, vai. Oh, Dio! Mi sa che dovevo portarlo un pochino più in alto. Mamma mia. Ok, più in alto. Tipo lì. Lì è perfetto. Stavo per uscire. Ok. Fermo. Vai. No, no, no. Dove? 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 Lo devo bloccare perché secondo me è troppo veloce. E poi lo devo far ripartire, vai. Devo arrivare prima di lui, secondo me. Ok, giusto timing, perfetto. Ok, vai, ce l'abbiamo fatta, questo è il giusto timing. Aspettiamo. Capisco se è una sorta di misura di sicurezza. Dai! Ragazzi, siamo al sicuro. Mi sento al sicuro qui. Mi sento assolutamente al sicuro. Ragazzi, mi sento al sicuro! Ah, un momento. Ci ho messo un po' a capirlo, eh. Vabbè, dai, l'importante è che ci siamo arrivati. Tu vieni avanti con me, portellone. Ah, ecco così. Vabbè, riproviamo. Lili, fai pure con comodo. Ok, tipo qui. Esatto, vai. Adesso dovremmo farcela arrivare almeno a metà. Sì. Oh! Qui volano cose. Ora?
qui bisogna conoscere tipo ogni millimetro del... Non lo so, cioè questa cosa è tragica e stupida allo stesso tempo. Vai. Devo stare ferma lì e trovare il giusto timing, perché se scendo giù troppo veloce, qualcosa mi esplode. Vai, fatti il tuo primo giro. Boom. Sale. Dai. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Mamma mia. Sento che non è ancora finita. Ok, sì, no, qui non arriva l'onda d'urto. Cavolo, siamo finiti. Allora, proviamo a aprire questa grata. Si apre easy, meno male. Porti giù? Ancora più giù? Cioè, qui stiamo arrivando nelle profondità della terra, praticamente. Oddio. Sono morta, sono viva? Dai, 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 ce la facciamo, ce la facciamo, ce la facciamo. Dai, che ce la fai, dai, che sei forte, dai, dai, dai. Dai! Oh! Mamma mia! Rischio. Guarda. Uno, due. Vai. Ok, dobbiamo usare ancora la corda. E se. Via. Questa è stata dura, eh? Ragazzo, zona 3, siamo nella zona 3. Ricordo che circa 2 puntate fa, quando eravamo nella parte della sirena, eravamo nella zona 2, se non ricordo male, perché ricordo che c'era un 2 e una luce bella forte sopra il numero. Questi? Vediamo un po' cosa fanno. Proviamoli entrambi. Beh, vediamo questo qui dove probabilmente mi porta su dall'altra parte. Ok, sì, mi porta su di qua, molto utile. Sarà utile a qualcosa, scopriremo dopo. Questo mi porterà di qua. Ok. Perché dovrei fare questo? Per schiacciarmi la testa lì sopra? Ecco, infatti. Che strano, perché l'ho fatto? Ho capito. Ok. Allora, devo saltare lì sopra, riportare quella specie di balaustra al livello dove era prima, perché devo tirar su questo, saltare su con l'altro e bloccarlo. No, non a questa. Non in quest'ordine, però. Allora, devo prima attivare questo e poi l'altro. Vai, uno.
due. Dai. Pronti? Vai. Perfetto, ok. Che figata, mi piacciono questi enigmi così. Risaliamo di là. E vediamo dove ci porta questo. C'è una botola dove non voglio andare e invece devo. Ma è tutto buio. Oh, oddio, 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 oddio. La stronza. No, vai via, vai su, vai nel... Ma perché? Sto morendo. No, ragazzi, c'è la stronza. Che mi porta giù, bastarda. Ok, riproviamo. Devo essere più veloce. Vai. Dai, 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 dai. Cosa sono quei due cavi che ha la bambina? Oh! Dai! Mamma mia! È bastarda, ma è bastarda forte quella lì. Via. Oh! Sali! Ok, quella ci ammazza. Ancora va. Ah, posso salire, posso salire. Posso salire. Ok. No, io non ci voglio saltare lì. Ci deve essere qualcosa qui che devo fare prima. Altrimenti perché mi avrebbe fatto venire qui? YOLO! Ah, ecco, ok. E la porta magari non la chiudi dietro? Non te la chiudi? Io la chiuderei, eh. Io la chiuderei perché questa è bastarda. Ecco, io lo dissi. Io lo dissi. Qual è il segreto? Ok, dai. Svelto, svelto, svelto. Più svelto, più svelto. Ah, ok, no, il timing ce l'ho. Ok, dovevo solo essere più veloce. Ok, la tizia torna nel suo stato vegetativo. Non ancora non pensava di volermi uccidere. Adesso mi vuole uccidere di nuovo. Ma non è abbastanza veloce. Sciupa! Ok. Non so cosa ho fatto. Perché? Ah, ok. No! Ok, lo devo rifare. Devo ondeggiare. Devo già prepararmi ad ondeggiare. Così quando arrivo lì sono già a buon punto. Vai. Vai giù, 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 giù. Perfetto, qui va bene. Uno, due. Non è che andeggi tanto sto coso, eh. Giusto proprio... Vai. No, no, no. Sali, sali. Ma perché l'ho fatto? Cioè, io ero già qui. Qual è lo scopo? Ah, bloccarla dall'altra parte, forse? Potrebbe essere. No, dovevo chiudere quella porta. Malefica, mannaggia. Ah. Dai, sto giro ce la facciamo. Perché sta sirena mi fa sempre perdere 10 anni di vita? Ogni santa volta che c'è sta sirena di mezzo, basta. Ok. Vai. Uno, due. No, ma non abbiamo bisogno di sto coso. Allora. Vai. Giù. Guarda che sto giro, te lo giuro, se fai di nuovo quel rotolino, attiva sto robo.
Ah, chi è rimasto dall'altra parte? Chi è rimasto dall'altra parte? Vabbè, ragazzi, io penso proprio che mi fermo qui perché sono relativamente esaurita. Non so, questa parte della sirena mi ha veramente, veramente provato. Dai, arriviamo qui dall'altra parte. Tanto per. Salta. Vai. Vabbè, può bastare. No, non morire, non morire qui. Oh, chissà perché ci fermiamo sempre davanti a una porta. Non lo so. Ma ci rivedremo nella prossima puntata. Grazie a tutti per aver guardato. Ciao.